Molte persone che seguono i miei video tramite il canale YouTube avranno forse notato che fra i miei affezionati ascoltatori c'è una persona in particolare che quasi sempre è il primo a postare un commento. Presente, dottore, mi scrive pochi secondi dopo la pubblicazione del video. Il suo logo è uno stemma della Croazia. Il nickname è un generico user, ma penso di non svelare nessun segreto dicendo che è un ragazzo. Insomma, per me tutte le persone con meno di 50 anni sono ragazzi, eh? Un ragazzo che si chiama Luca. Il logo utilizzato è relativo al paese nel quale risiede ed opera, ossia la Croazia. Ebbene, approfitto di Luca per parlare di Unione Europea, o meglio di Euro, visto che dall'inizio dell'anno la Croazia è diventata il 20° paese ad utilizzare l'euro. Ha abbandonato la propria moneta, la kuna, al cambio di 7,5365, insomma all'incirca 7,5 euro per 7 kune e mezzo, scusate, per un euro, un cambio che da anni più o meno rimaneva piuttosto stabile. Recentemente si è parlato di un aumento dei prezzi avuto in Croazia in concomitanza con l'entrata nell'Eurozona e chiaramente a molti italiani è tornato alla mente quanto accaduto non tanto all'introduzione del cambio fisso, ma al momento nel quale anche nel nostro paese sono cominciate a circolare le banconote in euro, ossia dal 1° gennaio del 2002. Molti di voi, lo so perché mi scrivete, me lo scrivete spesso, Molti di voi ritengono che con l'introduzione delle banconote in euro i prezzi siano saliti e di molto. Ebbene, non è così. Possiamo imputare molte cose totalmente negative all'euro e all'Unione Europea, ma dall'introduzione della moneta unica fino allo scorso anno l'inflazione è sempre stata sotto controllo. Dal 2002 al 2021, in 2 anni soltanto l'inflazione ha superato il 3%, e precisamente nel 2008, l'anno della famosa crisi mondiale, i prezzi sono saliti del 3,35%, e nel 2012, l'anno della crisi greca, i prezzi sono saliti del 3,04%. In tutti gli altri anni i prezzi sono saliti meno del 3%. E nel 2020 i prezzi sono addirittura scesi dello 0,14%, sì, abbiamo avuto deflazione. Tanto per avere così ordini di grandezza, nel 2002, anno appunto di introduzione delle banconote in euro, l'inflazione è stata del 2,46%, nel 2003 del 2,67%, nel 2004 del 2,21%, insomma così via. Questi sono i dati ufficiali. Anch'io per semplicità ho usato il termine inflazione, per precisione avrei dovuto dire che quelle percentuali si riferiscono alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Ok, voi potreste dire che sono dati sottostimati, nella realtà l'inflazione è stata superiore. Chiaramente io non posso che riferirmi ai dati ufficiali, ma comunque i prezzi non sono mica aumentati in un giorno o in un anno del 100%, come qualcuno sostiene. Ma anche perché qualora fosse successo davvero, ossia se i prezzi fossero davvero raddoppiati, tecnicamente non si dovrebbe neppure parlare di inflazione, ma di trasferimento di ricchezza. Perché tutti i consumatori si sarebbero impoveriti visto che i prezzi sono raddoppiati, ma contemporaneamente tutti i soldi pagati in più, appunto, per l'aumento dei prezzi sarebbero stati intascati dai commercianti che quindi sarebbero arricchiti tutti quanti. Capite che non è così, non è andata così. Certo, se confrontiamo i prezzi di oggi con quelli prima dell'avvento dell'euro, è ovvio che sono molto più alti, ma insomma sono passati anche più di 20 anni. Poi
Poi dobbiamo sottolineare che stiamo facendo una media. È chiaro che ci sono prezzi che sono saliti oltre la media, ma ci sono anche quelli che sono saliti meno della media e addirittura dei prezzi che nel frattempo sono diminuiti. Faccio un esempio per tutti: le tariffe telefoniche sono enormemente calate. Oggi con pochi euro al mese si possono fare telefonate illimitate e utilizzare connessioni internet anche per coloro che amano navigare in rete per ore e ore ogni giorno. C'è infine un altro aspetto che certamente può avere influito, anche se parzialmente, nella percezione dell'inflazione. Il fatto che il cambio sia stato a 1936,27, noi per semplicità invece abbiamo sempre fatto i calcoli come se il cambio fosse fatto a 2000 lire per un euro. Nella realtà, tra 2000 e 1936,27 c'è una differenza di oltre il 3%, quindi quella è inflazione percepita, ma non reale. Ma insomma, dopo tutte queste disquisizioni, arriviamo a determinare i due punti principali. Il primo è che se guardiamo i prezzi attuali rispetto al periodo precedente l'euro, chiaramente sono aumentati parecchio, ma sono passati anche più di 20 anni. Il secondo punto è che dall'anno scorso l'inflazione invece è davvero aumentata molto e, ahinoi, è molto probabile che aumenterà molto anche quest'anno e anche il prossimo anno. E allora, perché l'inflazione, comunque percepita dalle persone, è così diversa rispetto a quella reale? Un motivo naturalmente c'è. Negli anni della lira le retribuzioni salivano e quindi non si percepiva in quella maniera l'inflazione, tranne quando naturalmente i prezzi sono andati totalmente fuori controllo, all'incirca nel decennio che va dal 73 all'83. Ma insomma, tanto per capirci, negli anni 90 con la lira, pur non essendoci più la grande inflazione, mediamente i prezzi sono saliti di più rispetto ai 2 decenni successivi con l'euro. Ma non ci siamo impoveriti negli anni 90, anzi. Ma perché? Perché appunto le retribuzioni sono salite. C'era maggior lavoro, tanto lavoro, e con gli straordinari gli stipendi aumentavano ancora di più. Dopo il 2000 le retribuzioni hanno quasi smesso di salire, i lavori sono diventati precari e mal pagati, quindi l'inflazione che abbiamo avuto, anche se non era alta, l'abbiamo sentita e come? E ci siamo impoveriti. Un dato emblematico da questo punto di vista è la drastica diminuzione della capacità di risparmio che abbiamo riscontrato in Italia negli ultimi 20 anni, dovuta essenzialmente alle basse retribuzioni. Questo quindi è ciò che è accaduto. È vero che con l'euro ci siamo impoveriti, ma non perché c'è stata un'alta inflazione, ripeto, se escludiamo l'ultimo anno nel quale effettivamente abbiamo avuto una forte inflazione. Ci siamo impoveriti perché di fatto si sono ridotte le retribuzioni. E per finire, naturalmente, torniamo alla Croazia. Si è molto detto che all'inizio dell'anno, in concomitanza con l'entrata nell'euro, i prezzi siano molto saliti in Croazia. Io conosco un po' la Croazia, so che i prezzi erano già saliti parecchio in precedenza. Dobbiamo infatti tenere presente che l'inflazione avuta nell'ultimo anno nei paesi dell'Unione Europea non è stata omogenea. L'inflazione nei paesi dell'Est è stata molto superiore. Vi leggo la classifica partendo dal fondo, come vedete, come ci sono solo paesi dell'est. Sentite,
Kosovo 12,1%, Croazia 13,1%, Bosnia-Erzegovina 14,8%, Romania 15,1%, Slovacchia 15,2%, Serbia 15,8%, Bulgaria 16,4%, Macedonia 17,1%, Montenegro 17,2%, Polonia 17,2%, Repubblica Ceca 17,5%, Estonia 18,6%, Lituania 20%, Lettonia 21,5%, Ungheria 25,7%, Ucraina 26,3%, Moldavia 27,3%. Quindi i prezzi non sono cresciuti solo in Croazia, anzi, rispetto agli altri paesi dell'est, i prezzi in Croazia sono anche cresciuti di meno. Ma a questo punto chiederei proprio a Luca, dato che lui sta lì, di farci avere così un breve reportage della situazione. Soprattutto ci interessa naturalmente sapere come stanno reagendo i cittadini croati all'introduzione dell'euro. Quindi Luca, aspettiamo tue notizie.